mia Violetta. La mia visione sul cinema dopo 12 anni che faccio questo mestiere di produttore e 22 da attore non è cambiata affatto. Cioè, tutto quello che erano da giovane delle mie intuizioni sono state confermate. E cioè che il cinema che mi piace, il cinema in quanto tale è qualcosa che non può prescindere da fare una cosa lì con quelle persone, ecco, in quel momento, fare un abito su misura, tailor made, haute couture come si dice, e questo è una cosa, diciamo, che non ti capita sempre, no? Per cui da attore ho fatto tante cose che possiamo definire prêt-à-porter, prêt-à-manger, ecco, mi è capitato spesso. E tante altre volte invece di lavorare con grandi registi, di fare dei vestiti su misura. Questo film che ho prodotto e interpretato è sicuramente da annoverare in quella fascia di opere che possiamo definire cinematografiche. Beh, la scelta della protagonista è avvenuta di comune accordo sotto mia pressione incessante, nel senso che io non avevo mai visto nulla di Benedetta, però avevo fatto un provino con lei, per cui io l'ho conosciuta facendo un provino per un film che io poi ho fatto, lei no, però in scena ho capito che era un'attrice insomma potente, e quindi ho perorato questa causa e poi abbiamo fatto un provino e Giuseppe era totalmente d'accordo con me. Riccardo, siamo amici da anni, ho fatto con lui Rosso e Blu, per cui quando l'ho ritrovato era in un altro momento della sua carriera rispetto a Rosso e Blu, quindi più ormai, come si dice, in qualche modo non più l'idolo delle teenager, o perlomeno continua ad esserlo ancora, perché ha visto ad Ascoli che c'erano code per fare selfie con lui. Però è una persona più matura come attore, ha fatto delle scelte importanti, sta cercando di costruire. Per cui Riccardo è stato splendido, splendido come produttore, come compagno di questa avventura. Splendidi tutti gli attori, bello l'esperienza delle riprese, forse è la cosa più bella che porto dietro, più ancora del film, perché il film poi alla fine è il risultato di un lavoro, però quei giorni là ce li portiamo tutti dietro, non solo il Riccardo ma anche tutta la... Come, io sai, quando inizio il film penso, entro in un tunnel, poi quando entro nel tunnel mi piace il tunnel. E con Riccardo c'era questa sensazione che stessimo facendo qualcosa di più del solito film. È stata un'esperienza fondamentale lavorare con Riccardo, è stato proprio speciale, Giuseppe mi ha accompagnata, mi sono sentita proprio protetta e mi sono potuta abbandonare a questo personaggio, alle sue dinamiche, ai suoi conflitti, senza pensarci neanche così tanto. È vero che abbiamo fatto questo film ad Ascoli in un momento particolare, quindi tutte le circostanze, diciamo, ci costringevano anche a avere una specie di concentrazione incessante su questo film, perché non avevamo una vita al di fuori mentre lo facevamo, cosa che invece quando giri a Roma insomma spesso succede. Però devo dire è stato fatto nelle condizioni migliori possibili e credo che questo poi sullo schermo si veda, insomma, che tutti noi abbiamo messo qualcosa di più, ecco, di quello che ci sarebbe stato richiesto volendo. Quindi mi sento molto fortunata e sono insomma molto grata di questa esperienza. Questo è un film che ti fa sognare, che ti fa immedesimare nei personaggi, che ti fa venire voglia di essere quei personaggi lì. E finalmente vedi una storia d'amore con tutto che è un film che parla di un'epoca che non c'è più, nel 1938, la guerra, un contesto complicatissimo, quindi mille costrizioni, ostacoli che sembrano essere insormontabili. Quello che a me è arrivato quando l'ho visto finito è proprio il desiderio di essere quei personaggi lì e di vivere quell'amore lì con tutte le difficoltà del caso. E secondo me il cinema poi alla fine è questo. Quindi sento di aver fatto un pezzettino di cinema.